Ciao a tutti, belli di casa e belli trovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, ma piena d'amore. Allora, dopo un periodo di convalescenza, sto piano piano ritornando nelle condizioni migliori. Mi è venuta voglia di una paella, ma per fare la paella non c'ho niente. Quindi, che cosa facciamo? Dopo il successo del pesto dei poveri, il pesto alla genovese dei poveri, vado a fare la paella dei poveri. La paella originale è valenziana e di carne, poi si è fatta mista, poi ha avuto più successo quella di pesce ed è quella turistica, diciamo, no? Però quella originale è di carne, quindi io oggi andrò a fare la paella di carne dei poveri, che non significa cattiva, significa che spendo di meno e godo lo stesso. Allora, prendiamo una padella bella larga, diciamo, no? Che ricordi un po' la paella quella tradizionale, quella grande che si fa in Spagna sopra l'apposito fuoco. Vendono anche l'apposito fuoco, se siete interessati andate a comprarlo. Metto dentro un trito di cipolla e aglio e inizio a far soffriggere. Come inizia a soffriggere, vado a mettere dentro il pollo e gli do una bella scuttatella. Come avrete notato, il pollo è il petto di pollo, altrimenti che paella dei poveri sarebbe? Insieme al pollo, dopo pochi secondi, vado a mettere chorizo e quindi maiale. Quindi un po' riprendo la ricetta originale col pollo e costine di maiale, le spuntature. Qui invece mettiamo chorizo e petto di pollo. L'odore è fenomenale, quindi non ha nulla da invidiare in quanto a sapore. Quanta originalità, diciamo che. Vado a girare dopo un po' il pollo, dopo che si è marcato. La paella, come tutti i piatti tradizionali famosi al mondo, ha 2000 versioni in tutte le famiglie, in tutte le città, in tutte le regioni della Spagna. Figuriamoci poi all'estero. C'è chi mette pollo e maiale e chi dice che quella sia la vera paella, pollo e maiale. C'è chi dice che è coniglio e pollo, c'è chi dice che ci vanno i piselli, c'è chi dice che no. C'è chi dice che va carne e pesce. Insomma, ragazzi, la paella, secondo me, è la massima espressione della libertà di pensiero in cucina. Quindi l'importante è farla bene e mettere gli ingredienti che contano. E quali sono gli ingredienti che contano veramente? Quelli che danno il sapore e il colore alla vista. Andiamo a mettere una cosa molto importante, il peperone rosso. Importantissimo per la ricetta della paella. In più io non ho delle taccole, le sostituisco con le zucchine. Ma perché no? Buonissime. Altro ingrediente indispensabile e protagonista è la paprika dolce. Paprika dolce ci deve essere anche in abbondanza, perché è quella che dà il sapore finale e il colore finale. In più lo accompagniamo con un pizzico di zafferano, anch'esso molto molto importante. In mezzo a tutto questo ci andiamo a mettere ovviamente il riso. Riso che si mette così, dopo tutto, e la particolarità, la differenza tra una paella e un risotto è che il risotto va continuamente girato per farlo diventare cremoso. La paella è il contrario, non va toccata mai, va ricoperta con il brodo o con acqua, dipende da che sapore si vuole finale, e non si tocca mai, si copre con un foglio di alluminio e sotto deve rimanere una crosticina deliziosa. Quindi se ve la servono con la crosticina, non vi lamentate che è bruciata, perché è così che va la paella, non è un risotto. Io in più ci metto un po' di pepe, aggiusto di sale, e invece del brodo, ovviamente se metto il sale, vado a mettere acqua. Dopo aver dato una bella giratona, così, e abbiamo fatto amalgamare un po' il riso con il resto degli ingredienti, vado a mettere appunto l'acqua a ricoprire tutto, così allarghiamo bene, facciamo spazio, così, ecco qui. A questo punto copro con foglio d'alluminio e faccio cucinare per 20 minuti. Mi state chiedendo se dovete aspettare l'ebollizione dell'acqua, il tempo che voi prendete la carta, eccola qua che
l'ebollizione avviene, quindi non dovete aspettare chissà quanto. Ecco qui, via, copriamo e ci vediamo dopo. Nel video non si è visto, ma ci ho messo anche un cucchiaio di concentrato, eh. Ah, sono convalescente, io l'avevo detto. Allora, ecco qui, il tempo è passato, andiamo a togliere. Ah, guarda che bellezza che è, mamma mia, che bel colore che c'ha. Io adesso io a questo ci metto un po' di colore così, perché io adoro il colore, quindi ci vado a mettere un po' del mio origano, perché secondo me ci si sposa bene. Poi io l'origano lo metterei anche nel cappuccino, quindi figurati come. Metto qualche fogliolina di basilico qua e là, così a dare bellezza e appetitosità. Allora, cuccioli senza una lira, guardate qua che robetta, guardate la povertà dove vi porta. Vi porta nella mia paella dei poveri. Mamma mia che odore che c'è. Ah! Adesso, come sempre, io purtroppo devo andare ad assaggiare. Vedete sotto? Vedete sotto se è fatta la crosticina? Se non la vedete, ve la faccio vedere io. La crosticina sotto di cui vi parlavo, questa è deliziosa, è buonissima. Adesso non voglio rigirarla tutta per non rovinare tutta la paella, poi mi ammazzano a casa. Però questo è il risultato reale. Allora, cuccioli belli, eccola qua. Che ve ne pare? Questa è un'ottima alternativa per spendere poco e comunque toglierci quello sfizio, quella voglia di paella senza spendere tanto e magari senza avere tutti i prodotti che ci servono, anche perché comunque all'estero mi sembra che le nostre ricette le sostituiscono con altri ingredienti, perché noi non possiamo farlo. E perché no? Perché è buona, perché io mo ne prendo un altro po', prendo la crosticina. E vi posso assicurare che è buona, mamma mia. Ho preso adesso il pezzo del chorizo, prima ho preso quello del pollo, il crosticione che sta sotto con il peperone importante, la paprika importante, la cipolla e lo zafferano. Ragazzi, spendete poco e mangiate veramente tanto. Potete sostituire l'acqua con il brodo di carne, ovviamente. Se volete fare un contrasto brodo di pesce, avete libera scelta. La paella è amica di chi vuole sbizzarrirsi in cucina e io la adoro. Alla prossima, ragazzi, ciao a tutti. Muah!